grazie all'invito a Fausto, che giustamente ha detto che una collaborazione questa in realtà che con Bocconi e PwC esiste da anni su tanti fronti. Quest'anno abbiamo cercato anche di formalizzare un percorso comune, interessante, spero prolifico per tutti anche sul mondo delle start-up. Faccio una mia breve presentazione, poi onestamente preferisco che sia più una chiacchierata con voi, qualsiasi domanda che voi abbiate, qualsiasi approfondimento su tutto questo mondo, disponibile a dare la mia view, la nostra view come pares. Io sono in Price ormai da più di 15 anni e il mio background, se parto dal 99, ho iniziato facendo l'auditor, poi a un certo punto per 2-3 anni non ho resistito un po' di più perché lo ritenevo non adatto ai miei desideri. E ho speso tantissimi anni, più di 10 anni, in un dipartimento che si chiama Transaction Services, che è un dipartimento del gruppo che si occupa sostanzialmente di deals, di transazioni. E qui ho avuto a che fare in questi anni con tanti soggetti, investitori, private equities, grossi corporate, impegnati nello sviluppo e nella ricerca di opportunità di investimento rilevanti su, diciamo, una size un po' diversa da quella delle start-up classiche, no? Tutti operatori internazionali, paneuropei, paneuropei piuttosto che i corporate che fanno operazioni di acquisizione in giro per il mondo. Tutto questo fino a un paio di anni fa, dove ho staccato un po' la spina da questo mondo e ho attaccato un'altra spina, che è quella delle start-up. Io preferisco chiamarle società emergenti, quindi tutte quelle società che hanno qualcosa di interessante, non necessariamente tecnologico, ma con un potenziale emergente sui mercati e con una veloce prospettiva di crescita, quelle che in UK chiamano fast growth companies sostanzialmente. Cosa è successo? 2 anni fa sostanzialmente mi è stata data la responsabilità di sviluppare un programma puramente italiano che si chiama, in maniera molto originale, ma volevamo passare un concetto molto semplice, si chiama PwC Startups, ed è un programma volto ad aiutare un po' l'ecosistema italiano del mondo delle startup che sta crescendo, stanno facendo grossi passi in avanti. E volevamo contribuire anche noi con la nostra view e soprattutto con il nostro network, con le nostre competenze. Abbiamo ovviamente parlato con tutti gli operatori, abbiamo parlato con i giovani imprenditori e abbiamo cercato di venire incontro all'ecosistema mettendoci dentro quello che serve. Come buone start-up, voi sapete, per avere successo sul mercato bisogna rispondere a delle nicchie che ci sono. E sostanzialmente il nostro percorso prevede 2 cose fondamentali: riuscire ad accelerare sul mercato le società emergenti di un certo potenziale, e poi coinvolgere tutto il mondo degli investitori, attrarre investitori internazionali, attrarre i nostri clienti corporate locali e internazionali. Questo cammino ormai è avviato, c'è un gruppo di lavoro che è totalmente focalizzato su questa attività e come dicevamo prima, la relazione che ci porta ormai stabilmente a collaborare con Bocconi ha portato questo gruppo a interagire con Speed Me Up, e quindi nelle prossime settimane, mesi, magari ci sarà modo di vedersi, incontrarsi, parlarsi, cercando di supportare tutti voi nella maniera più efficace possibile. Io sono partito da cos'è PwC Startups, dal mio ruolo. Non so se voi conoscete PwC in generale. Per chi non la conoscesse, vi faccio veramente, senza annoiarvi, poi parliamo di un po' più di sostanza che immagino vi interessa.
PwC è un grosso network, è un grosso player internazionale del mondo della revisione e della consulenza. Siamo più di 180.000 professionisti in giro per il mondo, ogni paese ha sostanzialmente una sede, siamo ovunque. E anche in Italia, siamo in tutta Italia, l'ufficio più grande è qui a Milano, ma pensate che siamo 3.000 dipendenti sostanzialmente. Siamo costruiti con una logica un po' matriciale, dove ci sono le competenze che si intrecciano alle industrie. Quando parlo di competenze intendo competenze accounting, fiscali, legali, di strategia, di mercato, di consulenza. Le industrie sono le industrie di riferimento del paese, quindi energy, teleconsumer, TICE, technology, ICT, come vogliamo chiamarlo, life sciences, agri-food, eccetera. Questa matrice ci permette di riuscire a rispondere a esigenze diverse, in contesti diversi e in industrie di riferimento diverse. E questo è un grande, per me, per il mio team di PwC Startup, è, come potete immaginare, un enorme aiuto, perché leveraggiando dal supporto anche dei nostri colleghi, al di là che noi del team abbiamo delle esperienze di industry un po' più spinte su alcuni settori, ma leveraggiando sugli altri si riesce a dare risposte concrete a esigenze concrete. That's it, questo è PwC, questo è PwC Startups, questo sono io. Adesso, secondo me, è più piacevole anche per me, forse anche più utile per voi, chiedervi delle domande, se ne avete voglia. Cioè, quello che posso aiutarvi per la mia conoscenza del mercato, per la mia conoscenza di questo mondo, per quello che facciamo, cosa vi aspettate voi, cosa ne pensate voi anche del nostro ruolo da questo punto di vista, che è sempre molto interessante, e cosa volete sapere. Sostanzialmente, in cosa posso aiutarmi? Inizio da in fondo perché è un po' sfavorita, perché è lontana. Volevo chiedere una sua visione su quello che sono le prospettive del suo lavoro, nel senso che noi tutti qua, ma anche fuori, guardiamo a grandi stravolgimenti nelle attività lavorative, operative, di business e anche di consumo. Pensiamo che tutto cambi, e quindi la mia domanda è come cambieranno le attività, in questo caso consulenza, secondo lei? L'attività di consulenza cambia sempre, cambia costantemente, e negli ultimi anni sta cambiando con un processo di accelerazione molto spinto, nel senso che ovviamente tutto il mercato in generale mondiale sta cambiando, perché c'è stato, si è improvvisamente aperto questo portone della tecnologia che ha invaso, invaso di acqua tutte le strade, e qui bisogna nuotare. I primi che devono saper nuotare, imparare a nuotare, trovare soluzioni sono i consulenti, ovviamente, perché poi delle soluzioni devono venderle e proporle ai propri clienti. Quindi da questo punto di vista noi stiamo facendo dei passi enormi. Io personalmente ho la fortuna di far parte di un network molto importante, quindi tutto quello che si studia, si sviluppa, non lo si fa solo all'interno della propria nicchia, del proprio paese, della propria casetta, no, si fa con una visione globale. Quindi quanto fanno gli americani, quanto fanno gli inglesi, quanto facciamo noi, è tutto condiviso all'interno di un network fantastico. Questo aiuta sempre a trovare soluzioni differenti, a trovare anche le soluzioni in anticipo, perché un po' come le start-up, diciamo, ci sono paesi anche molto più maturi da un punto di vista consulenziale rispetto all'Italia, no? L'ecosistema americano delle start-up è molto più maturo di quello italiano. È uguale per altri profili professionali, comunque la consulenza. Quindi noi riusciamo a catturare anche esperienze molto avanzate da questo punto di vista. Quindi il brand aiuta, poi adesso non per
ma solo per darvi un'immagine, un'idea di cosa stiamo parlando, recentemente il Corriere ha pubblicato anche la solita survey annuale dove brand PwC è considerato il secondo brand più forte al mondo dopo Lego. Quindi vi lascio immaginare cosa c'è sotto in termini di sviluppo di soluzioni, di ricerca, di studi, di analisi dei mercati. Cambiamo tutti, bisogna sempre essere pronti a cambiare. Prima di essere pronti a cambiare, o meglio, a trovare soluzioni per cambiare, siete evidentemente voi, perché è quello che dovete fornire al mercato. Il mercato è chiaramente alle braccia aperte perché sta cercando questo. Tutte le industrie ormai stanno cercando soluzioni nuove, soluzioni innovative. E sia il mercato delle società, come devo dire, piccole e medie, ma soprattutto il mercato delle società mature, che non hanno il tempo o non hanno la voglia forse di dedicarsi a mettere in piedi strutture tecnologiche che sviluppano, e quindi molto spesso pescano le soluzioni interessanti all'interno del mondo delle società emergenti. Sì. Allora, entrando un po' in media stress per noi come sì. Servizi che possiamo anche usufruire, voi vi aspettate di avere a che fare appunto già con dei business che hanno sviluppato sul mercato già una loro clientela, oppure anche nelle fasi appunto iniziali di proprio startup voi fornite una consulenza? Allora, noi di per sé siamo qui, la collaborazione anche con Bocconi è volta a fornire aiuto e supporto a quelle situazioni che sono ancora in una fase embrionale, come può essere una startup pre-revenues, per esempio. Quindi per rispondere alla tua domanda, sì, in alcuni casi lo facciamo e ci piace farlo. Il grosso delle attività che noi svolgiamo, ma non perché può avere, come devo dire, fini secondari, ma perché sappiamo che lì possiamo metterci molto più valore, sono quelle realtà che hanno già cominciato un percorso di sviluppo importante. Non necessariamente devono fatturare, ma deve esserci un team sostanzioso, ci deve essere una proposta di mercato, un prodotto che batte con quello che noi vediamo sul mercato, o meglio, che quello che il mercato sta cercando. Ci deve essere della tecnologia o qualcosa che di business model disruptive, se vogliamo, no? Lì riusciamo ad essere più efficaci perché lì sappiamo, riconosciamo i nostri interlocutori dall'altra parte, riconosciamo le soluzioni, riconosciamo le esigenze, e possiamo far funzionare l'opportunità di investimento. L'opportunità di investimento, poi io dico sempre, su questo livello qui per noi diventa fondamentale aiutare a far sì che progetti diventino aziende, perché prima bisogna valorizzarlo il progetto, bisogna dargli sostanza e dopo bisogna cercare degli strumenti di sostegno. Perché altrimenti si rischiano diverse cose, si rischia di non attrarre l'attenzione degli investitori giusti, o di in prima battuta cedere fin troppo del proprio capitale agli investitori, quindi la fase di avvio deve essere veramente fatta con il sudore, con tutte le energie che avete, prima di cercare degli interlocutori. Questo è un consiglio, immagino ve l'abbiamo dato in tanti, ma diventa fondamentale. Quindi su quelle società che nascono, queste che potrei dirvi che siano già investite, cioè che abbiano già degli investitori, che abbiano una struttura di team coerente con quello che è il programma, che con le milestones che hanno previsto, che hanno una visione. Potrei dirvi che questo è il nostro target di riferimento, lo è ma non lo è, non necessariamente, come vi dico, deve avere 2-3 milioni di fatturato, no. Pensate a tutto il mondo life science, pharma, biotecnologia, prima di vedere
un euro di fatturato si aspettano diversi anni per validare gli studi clinici, per andare in test sugli uomini, eccetera. Quindi non è quella la discriminante. Era questa la domanda? No, I wanted to ask more about like as you have connections with like the big players on the market, there's a kind of a process like to help startups to be like in the future acquired by these big players, and do you already have such a thing? Allora, il nostro intento è quello di attrarre il più possibile questi soggetti. Perché? Perché abbiamo notato che sono interessati e in alcune volte ce l'hanno chiesto un supporto, evidentemente, e perché pensiamo, soprattutto in Italia, che coltivare l'avvicinamento di un mondo corporate più o meno strutturato, non necessariamente i big player, perché i big player sanno muoversi in autonomia, non hanno bisogno di però sviluppare una cultura di innovazione e di ricerca nella piccola e media impresa è sicuramente uno strumento che abbiamo tutti quanti, anche gli altri operatori dell'ecosistema, per valorizzare l'ecosistema. Perché? Perché sappiamo che la piccola e media impresa viene da anni di buchi nella ricerca e nello sviluppo, dove le capex sono state molto poche, e quindi acquisire o mettere un piede all'interno di una società emergente, di una startup, è sempre un'opportunità per recuperare tempo perduto rispetto al mondo esterno. Questo guardando il mondo corporate. Guardando il mondo degli investitori, cerchiamo di fare una cosa che anche lì, che dia valore al sistema italiano, no? Il nostro è un sistema dove purtroppo di soldi non ce ne sono tantissimi, quindi di investimenti, soprattutto nei round un po' più sostanziosi, parlo di round A, B, non abbiamo dei player, almeno finora, probabilmente arriveranno, meglio, si sta costruendo qualcosa da questo punto di vista. Voi avete avuto anche qui Luigi Tomaldini, che è il signor partner fondo italiano, e loro stanno lavorando anche per questo. Questo tipo di investitori in Italia non ci sono, quindi il nostro compito è cercare di far capire agli investitori esteri, lì dove possiamo farlo e cerchiamo di farlo, che ci sono delle opportunità anche in un sistema che si sta sviluppando come quello italiano. Ed è vi assicuro, un bel impegno, perché i VC americani hanno la loro logica, perché il mercato è altamente competitivo, quindi molto spesso quando noi ci confrontiamo anche con dei VC classico, gli americani, diciamo, ah sì, conosciamo la soluzione, siamo avanti su altre soluzioni, stiamo guardando altre cose molto più avanti, non ci si aspetta mai che il mondo è veramente, però è così. E poi ci sono delle logiche territoriali, gli investimenti si fanno in determinati paesi, c'è un po' una propensione a non investire in Italia, quindi vogliamo rompere tutti questi ostacoli e cercare di attrarre investimenti più sostanziosi che aiutano a fare il passo che forse manca ancora in Italia, perché il seed si fa molto abbastanza bene, dei round da 1-2 milioni si riescono a fare ancora, quando si devono cercare round di 4-6-8 milioni comincia a essere tutto molto complicato. Quindi in quella nicchia, se vogliamo, che poi non è una nicchia, cioè è lì dove fa la differenza poi la crescita di una startup, stiamo cercando di metterci il nostro. Sì. Domanda molto, molto concreta. Sì. Ipotizziamo che un'azienda emergente che opera all'interno di Speed Me Up ritenga di essere, come dire, di essere interessata al vostro mondo. Quali sono i passi concreti? Cosa fare in concreto per muoversi nella vostra direzione? Allora, sicuramente un'azienda di Speed Me Up forse è ancora prematuro, nel senso siete in quella fase di incubazione. Se dovessimo, a me non piace fare fare le scatole, no? Dice ok, qui ci va la frutta, qui la verdura, ma se vogliamo fare un ragionamento di questo tipo, noi siamo più da un punto di vista di opportunità per un'azienda di questo tipo, più un acceleratore di una piccola società emergente, ok?
cosa, come avviene poi l'interazione, in maniera molto semplice. Cosa serve? Noi non possiamo, vengo anche, rispondo in parte anche alla domanda della signorina sul mondo della consulenza. Noi stiamo facendo una consulenza un po' diversa, non è la consulenza classica, quindi non aspettatevi il player di consulenza che viene qui, si siede solo per parlarti, vuole fatturarti 500 euro, no. È una consulenza che deve sposare, essere totalmente flessibile e deve toccare le esigenze delle start-up, delle società. E quali sono le esigenze? Noi almeno l'abbiamo visto nelle realtà con cui adesso lavoriamo, molto spesso il network si vuole raggiungere clienti, no? Si vogliono raggiungere i soggetti giusti con cui parlare senza perdere tempo, mesi, per entrare in contatto con un corporate. Questo aiuta molto, è evidente, questa è vera accelerazione, no? Molto spesso non si hanno il tempo e delle risorse per dedicarsi adeguatamente a delle robe che possono sembrare banali, noiose, cioè classico, tutta la parte financial, di accounting, dice, ah, no, cioè, non ci capisco niente, voglio fare il prodotto, voglio fare il mercato, non voglio concentrare. Quindi qui ci mettiamo noi l'aiuto vero, ok, questo lo portiamo noi, lo condividiamo, ma così come capire cosa il mercato sta cercando, ritarare il modello di business, vedendo le opportunità che ci arrivano da fuori. Questo è il modo in cui abbiamo di lavorare e vi dico, lo facciamo anche, per me è un grande investimento e vi spiego perché è un grande investimento, perché ci mettiamo una persona operativamente che dedica tutto l'anno un tot di ore a settimana a supporto della startup, quindi cioè, vogliamo sporcarci le mani, poi la startup deve fare l'imprenditore, deve fare il fondatore, le decisioni strategiche, dove andare, con chi parlare. Quelle sono decisioni che ciascuno deve sviluppare per sé, cioè i contratti deve portarla a casa l'imprenditore, perché se non è in grado di portarla a casa, cioè non ci può essere qualcun altro che porta a casa. Noi vogliamo facilitare questo, vogliamo liberargli tempo, vogliamo liberargli risorse. Ed è questo, potete immaginare, un grande investimento, perché ci sono le persone senior che collaborano costantemente, quindi non è un'accelerazione, ci vediamo qui fra due mesi, vi raccontiamo un po', no, operativamente. Si catturano le esigenze vere, quelle del quotidiano, e si danno soluzioni lì. Considerando l'impegno che facciamo, il nostro ritorno a questo punto di vista è nell'immediato e sostanzialmente zero, detto francamente. Per questo lo facciamo con quelle realtà che noi crediamo essere altamente potenzialmente valide, okay? Che possono avere un futuro. Vogliamo aiutare a fare aziende, vogliamo aiutare a fare imprenditori, e sappiamo che se qualcuno fra qualche anno può magari dirci grazie per questo aiuto, ce lo dirà chiedendoci supporto in maniera più sostanziosa, se vogliamo, più strutturata, più sostanziosa. Sì. Si sente molto spesso parlare di startup in ambito di cadro tecnologico. Sì. Come vede invece le startup che si lanciano nell'innovazione, ma pescando dalla old economy, quindi innovazione? Le vedo molto bene, nel senso che a noi non piace, ovviamente, quello che dicevo prima, la tecnologia ha aperto tante soluzioni su tante industrie di riferimento, quindi si tende a parlare sempre di tecnologico, ma il manufatturiero, il made in Italy, se vogliamo, no? Quelle realtà storiche, anche loro hanno bisogno di soluzioni, e non hanno semplicemente bisogno di una soluzione che sia una piattaforma o tecnologica, piuttosto hanno bisogno anche di macchinari, hanno bisogno anche di impianti, hanno bisogno di accelerare alcuni processi produttivi, quindi è assolutamente apprezzato questo, perché è apprezzato dal mercato. Così come, devo dire, a me non fa impazzire neanche la distinzione che si fa tra startup innovativa e non innovativa. Secondo me chiunque abbia una soluzione che funziona per l'esigenza di un mercato e per l'esigenza di un cliente, funziona e basta. Poi possiamo chiamarlo Marco, Matteo,
sì, da un punto di vista normativo di agevolazioni possiamo anche definirla come innovativa. Però andando oltre, perché questo è importante dirlo forse, non so se tutti saranno d'accordo, ma secondo me una società che vuole funzionare, deve funzionare in fondo, e che adesso abbia degli aiuti per far sì che il processo di funzionamento sia accelerato, no? Quindi tutta una serie di agevolazioni ben vengano, ma fra qualche anno non li avrà più, cioè deve essere autonoma, deve saper muoversi, deve già pensare con quell'ottica. Quindi, ok, beneficiamo e magari se ce ne sono anche di più di agevolazioni ben vengano, però a livello stand alone il vostro obiettivo è stare in piedi senza agevolazioni, perché così sarà, quindi dovete rendere un business che funziona, un modello che funziona e che sta in piedi da solo. Osservazione. Cosa sta avvenendo sul mondo dell'exit strategy? Cioè lei vede che comunque le aziende si stanno iniziando effettivamente in Italia a valutare l'ipotesi di una realtà già nata, piuttosto che sviluppare le stesse funzionalità in casa? Se sì, poi ci sono i soldi, oppure le aziende in questo momento, le aziende grandi non hanno soldi per investire, comprare, fare acquisizioni di società piccoline? Ci sono diversi trend. Alcuni soggetti che sono già in moto da diverso tempo, diversi anni, stanno cercando sempre di sostanziare un po' di più il valore di percorsi di innovazione, di ricerca, di start-up, di nuove soluzioni che hanno messo in moto nel passato. Ci sono altri player che si stanno sedendo al tavolo, si sta facendo molto... si sta cercando di spingere, potrei dire molto rumore, speriamo che sia non solo rumore, nel cercare di portare il PMI, e questo sarebbe un passo importante. Ce ne sono diverse che sono interessate a farlo, noi ne abbiamo catturate molte. Ci sono diverse che sono interessate a farlo perché vogliono cambiare alcune volte anche il modello, cioè renderlo billing verso strade completamente differenti, altre volte completare anche una gamma di soluzioni. E questo è evidente, alcuni sono molto attivi. Ne apro una parentesi, magari se avete tempo e voglia, sapete che la settimana prossima, dal 16 al 19 di marzo, c'è a Milano il GEC 2015, Global Entrepreneurship Congress, che è un evento importante, molto importante sull'imprenditorialità in azione e per il mondo delle start-up. Ci sono diversi soggetti che parleranno, diversi speakers internazionali, organizzato dalla Kauffman Foundation, che è uno dei promotori del mondo di innovazione e startup in America. Noi saremo tra l'altro anche lì perché siamo parte dell'iniziativa, e il 17 marzo, un martedì dalle 11 alle 13, ci sarà anche un round table dove insieme a me ci sono alcuni CEO e parleremo proprio di questo. Ci sarà Matteo Marzotto, ci sarà il CEO del gruppo Dompè, il dottor Aringhieri, ci sarà Enel. Parleremo proprio di cosa stanno cercando, cosa sta cercando l'imprenditore, quali sono le soluzioni che sviluppa all'interno, perché la ricerca e lo sviluppo si fa anche all'interno di società smart, ma non tutto, e quindi quali sono le soluzioni che prendono all'esterno, che vogliono trovare all'esterno. Quindi questo può anche essere interessante per toccare con mano proprio i concetti espressi da manager e imprenditori di realtà già strutturata. Torno lì. Sì. Sempre legato alla differenza fra le start-up più tecnologiche, sì, e quelle più, diciamo, con un modello di business più tradizionale, magari con un prodotto comunque innovativo, c'è comunque una grande differenza di valorizzazione ipotetica, nel senso che il potenziale di business che si può esprimere su qualcosa che naviga su una rete mondiale è diverso comunque da una realtà che ha a che fare con una produzione e un prodotto. Sì. Riscontra che ci sia un grande gap da parte della valutazione di un potenziale investitore da questo punto di vista? Di per sé è così, è il mondo delle transazioni che è così. Questo
Io molto spesso non mi trovo d'accordo quando si dice che il mondo delle start-up è completamente diverso dal mondo delle società mature, ve lo diranno quegli imprenditori anche del 17. No, non è vero, faccio questo discorso perché ci sono sicuramente le peculiarità che sono nel mondo delle start-up, ma quando si parla di transazioni, ad esempio, non è che il mondo delle realtà mature valuta in maniera diversa un'opportunità di investimento, sia che dall'altra parte del tavolo ci sia un investitore istituzionale, finanziario, quindi un private equity, un investitore di rischio, piuttosto che un corporate. Chi fa un'operazione di questo tipo lo fa per n ragioni. La transazione, l'acquisizione si fa per n ragioni. La fortuna qual è? Trovare la soluzione giusta per l'investitore che c'è dall'altra parte. E se tu hai trovato la soluzione giusta e l'investitore è giusto, no? I discorsi valutativi lasciano il tempo che trovano. Il prezzo nelle transazioni lo fa chi compra. E questo, onestamente, mi sento di dire che via di massima vale anche sul mondo delle start-up, delle società emergenti. Io posso essere interessato a un investimento ed essere disposto a spendere molti più soldi di quanto potrebbe dire un multiplo di un'operazione. Perché? Perché ho delle sinergie, perché c'ho un management, perché c'ho una soluzione che mi dà una value proposition sul mio modello completamente differente. Quello che stai cercando è così, ma vi garantisco che succede anche in deal più maturi. La società tecnologica che ha una crescita esponenziale, quindi dei ritorni esponenziali, tendenzialmente per un investitore di rischio è più appealing di una società che questi ritorni non può garantirgli, perché è del modello di business dell'investitore. Quindi difficilmente potrà trovare appealing in una soluzione più ridotta, diciamo. Il mondo corporate ragiona in maniera un po' diversa, la valorizzazione certo non sarà una valorizzazione plurimilionaria, però potrebbe essere una valorizzazione molto più alta di quello che uno si aspetta guardando, non so, un business da 10 milioni in 5 anni. Dipende sempre dall'interlocutore che c'è dall'altra parte. E questo deve essere anche per voi una linea guida, nel senso che anche quando voi cercate un partner dall'altra parte, la domanda deve essere sempre: il partner giusto, il mio partner strategico anche giusto, il mio investitore giusto? Forse non lo è. Capisco che molto spesso si va trascinati dall'idea ho bisogno di soldi, ma i soldi si bruciano in fretta, e poi è difficile ritrovarli, quindi le cose vanno fatte nel tempo giusto, nel modo giusto, con il partner giusto. Spero di non avervi spaventato. Silenzio di tomba. E come case studio, nel senso, visto che avete iniziato da 2 anni, se ho capito sì, bene, sostanzialmente ci 2 anni. Ci sono dei casi che può rappresentarci, che potrebbero essere qualche riferimento. Ti faccio, in questi 2 anni abbiamo visto tantissime cose, poi noi abbiamo ottimi rapporti anche con tutto il sistema, perché stiamo cercando di trovare soluzioni che aiutino un po' tutti, no? Gli investitori, gli incubatori, le università, corporate, eccetera. Abbiamo visto tante cose, devo essere onesto, sono poche quelle che ci hanno veramente entusiasmato. Stiamo lavorando con diversi player tecnologici e non, o meglio, diciamo, con industry. I soggetti con cui stiamo lavorando in questo momento sono o corporate o startup che lavorano nel mondo dell'ICT o nel mondo biomedicale e nel life science, che è abbastanza banale dirlo perché l'80%, non l'85% di startup viene da queste due industrie.
e poi perché lì c'è un'esigenza di fundraising importante, quindi questo sia nel processo, diciamo, di recurring assistance, che lo chiamiamo noi, sia nella parte di fundraising. È molto complicato rompere quei muri che vi dicevo prima, no? Perché gli interlocutori, soprattutto quelli internazionali, mettono sempre le mani avanti. All'Italia sono complicazioni, investimento, ma volete trasferirvi qui, è fuori dalla nostra portata, è fuori dal nostro controllo, non c'è l'ecosistema, le solite cose che si dicono. Però vediamo che molti soggetti sono più disponibili a discutere, cosa che prima non succedeva, sono più disponibili a fare investimenti. Questo secondo me è un ottimo segnale. È un ottimo segnale. E poi stiamo cercando di strutturare anche, di metterci un po' più di maturità nel modo con cui si cercano partner, e direi che questo fa parte del nostro bagaglio, perché non lo facciamo ormai da una vita, quindi sono sicuro che questo aiuta molto. Sì. Una domanda che è un po' una provocatoria. Nella mia esperienza di questi mesi ho visto un atteggiamento ambivalente nei confronti delle start-up, quindi da una parte dei soggetti che hanno un atteggiamento di, diciamo, tra virgolette, di benevolenza-beneficenza nei confronti di questo mondo, e quindi tutti quelli che investono a pro bono, diciamo. Dall'altra, degli investitori molto agguerriti che pretendono rendimenti triplicati nel giro di 3 anni e sfruttano il proprio lavoratore. Perché sto esagerando, però è anche una percezione vissuta molto sulla pelle, no? Cioè, quindi, quella che è la mia opinione è che si creano in questa, cioè, soprattutto in Italia, delle bolle. Ci sono questi eventi dedicati alle start-up dove alla fine non si capisce bene l'equilibrio, ok? Ci sono tanti attori e non si capisce bene qual è il loro ritorno. È chiarissimo qual è l'interesse delle singole start-up, ma di questi attori di contorno non è ben chiaro, e quindi io ho un'opinione, se vuole, molto negativa, mi sembra, ecco. No, ma è un po' collegato a quello che vi dicevo, no? Il partner bisogna sceglierselo, bisogna avere la maturità di scegliere con chi fare business. È un po' la stessa cosa. Fuori c'è un mondo molto variegato e anche, devo dire, abbastanza normale, nel senso che tutta una serie di iniziative che ci sono fuori hanno delle logiche che sposano la scelta strategica o più o meno strategica che viene fatta da colui che porta avanti l'iniziativa. Quindi molte sono iniziative di immagine, molte sono iniziative di marketing, molte sono iniziative di network, hanno tutti, di per sé io non sarei così pessimista, nel senso, hanno tutte una loro finalità, più o meno discutibile, ma va bene, se servono non a creare una bolla, ma a far parlare, a far sì che il sistema faccia dei passi in avanti, che vengano coinvolte altre persone, io dico ben venga. Poi nasce l'esigenza di selezionare quello che fai. Io personalmente dico sempre a molti ragazzi con cui ci confrontiamo spesso, è se vi vedo più di due, in due o tre, già tre è un numero che non concepisco, competition durante un anno, dico che non state pensando a fare il prodotto. Cioè, io penso che la sostanza vada messa in mostra. Competition si può fare per raccogliere qualche soldino lì dove ci sono dei soldini da raccogliere, per aprire al network, però bisogna scalare anche da questo punto di vista. Non si scala solo un modello di startup, ma si scala nella mente dello startup, dell'imprenditore. Cioè, da startupper devi diventare imprenditore.
E lo startup perché fa tante competition a me onestamente non mi ha mai fatto una grande impressione. Scali facendo imprenditore, trovando sbocco la tua soluzione, andare a cercare il mercato, andare a cercare i clienti, andare a cercare chi compra il tuo prodotto. Competition, ok, va bene, anche perché per la competition sai, boom, hai la visibilità di un evento che può durare più o meno qualche settimana o qualche mese, dipende da quanto è grosso, eccetera. Poi finisce lì, hai conosciuto qualche soggetto, va bene, poi cioè, devi alzarti le maniche e andare a portare a casa i soldi, detto brutalmente. Quindi capisco il tuo punto, sono d'accordo, ma sarei un po' più ottimista. Lo stesso sul discorso degli investitori. Io posso dirvi cosa non mi piace e ve lo dico perché poi il feedback, il ritorno che abbiamo dall'estero è sostanzialmente questo, come è normale che sia. Non mi piacciono gli investitori che ci mettono più di un piede in una startup, quello non mi piace. E ci sono diversi casi, sono stati diversi casi. Perché quando tu nella tua cap table non sei ancora partito con fatturare, sviluppare, hai già un investitore che ti sta sostanzialmente mettendo un po' in disparte, non è un segnale bello per un altro investitore. Nessun investitore investe in un'azienda dove non c'è la testa che ha le redini dell'azienda, perché non vuole prendersi il rischio che la testa scappi via con la soluzione e vada a fare qualcos'altro. Quindi trovarsi cap table risicate non aiuta ad attrarre investitori, soprattutto quelli esteri, anzi è un grande disastro. Quindi su quel tipo di approccio, devo dire, a me non fa impazzire, poi magari si fa anche con delle logiche di business più locali, ben venga anche quello. Di nuovo, voglio sempre vedere la parte positiva della cosa, però di per sé questo non aiuta se poi uno vuol fare uno step un po' più sostanzioso. Voi siete gli imprenditori a vostra azienda, dovete voi imparare a selezionare, a scegliere e a trovare la strada. Vanno bene gli aiuti, ma la soluzione, la testa e l'impresa è vostra. Piuttosto, se qualcuno vi dice datemi il 40%, il 50% della startup, se avete dei progetti grandi, lasciate perdere. Capisco che poi c'è l'esigenza di dire non c'ho i soldi, no? Cioè, non riesco. Io penso che, dico una cosa forte, è meglio che fallisca quel progetto se non si è riusciti a trovare l'investitore giusto e ci si rimette in moto a farne subito un altro o a trovare un taglio diverso, una soluzione diversa, piuttosto che prendere una strada che si sa non porterà molto avanti. Va bene.